Un saluto a tutti voi amici del web che mi seguite numerosi su My Personal Trainer TV. Come avrete intuito, io amo preparare gli impasti lievitati, così anche oggi ho pensato di proporvi un pane un po' particolare e diverso dal solito. Se vi ricordate, abbiamo già realizzato insieme il pane alle patate, il pane alle carote, la pagnotta rustica, classica, e ancora il pane con farina di segale e yogurt, ancora mi viene in mente il pancarè e molti molti altri. Oggi è la volta del pane di soia, che diversamente da quelli riportati in numerosi testi di cucina, non si prepara a partire semplicemente dalla farina di soia, perché a noi piace complicarci un po' la vita, quindi partiremo dai semi di soia gialla, ma scopriamo quello che ci occorre. Ingredienti per 6 bei panini. Allora abbiamo per il lievitino 90 ml di acqua, 25 g di farina manitoba, 15 g di lievito di birra, e poi ancora 5 g di zucchero che servirà per attivare i lieviti. Invece per l'impasto principale abbiamo 50 g di semi di soia gialla essiccati, 120 g di farina manitoba, 130 g di farina integrale, 4 g di sale, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e 70 ml di latte di soia. Per prima cosa iniziamo con il trattamento della soia. Io qui vi faccio vedere la soia essiccata e questa invece è la soia ammollata in acqua, quindi 12 ore prima io ho messo in ammollo la mia soia in abbondante acqua, poi l'ho sciacquata, trascorse quindi queste 12 ore, l'ho sciacquata per bene per eliminare tutti gli elementi antinutrizionali come i fitati ad esempio, e adesso la nostra soia si può cuocere, quindi io ho già sistemato un po' d'acqua in un pentolino, l'ho salata leggermente, andiamo a versare la soia e calcoliamo un'ora, un'ora e mezza dal momento dell'ebollizione. Mezz'ora prima dal termine della cottura della nostra soia possiamo procedere con la preparazione del lievitino. Quindi in una ciotolina o anche in un bicchiere come preferite sbricioliamo il lievito di birra, ci mettiamo lo zucchero, importante come vi dicevo prima per attivare i lieviti, poi ci versiamo l'acqua, preferibilmente tiepida perché i lieviti fermentano bene appunto in un ambiente tiepido. Mescoliamo per bene fino a completo scioglimento del lievito. E ora che abbiamo sciolto anche il lievito, ci versiamo la farina, quindi 25 g di farina manitoba. La manitoba mi serve perché sviluppa un bel po' di glutine e abbiamo noi un impasto piuttosto pesante, quindi farà un po' fatica anche a lievitare. Per questa ragione il lievitino va fatto proprio con la farina manitoba. Continuiamo a mescolare. Molto bene, anche la farina si è sciolta. E adesso possiamo coprire con la pellicola trasparente, così. E lasciamo riposare la nostra ciotolina in un ambiente preferibilmente tiepido per circa mezz'oretta, o insomma fino a quando la nostra soia sarà pronta. Dopo un'oretta e mezza la nostra soia è finalmente pronta, quindi l'abbiamo scolata per bene e questo è il risultato. Nel frattempo anche il lievitino è cresciuto, guardate un po', è diventato estremamente soffice e spugnoso. Intanto lo lasciamo coperto un altro po' perché è bene che il lievitino non prenda sbalzi d'aria. Ora cosa fare? Mettiamo tutta la soia all'interno di un frullatore, così. Tutta per bene. Ora chiudiamo e frulliamo fino ad ottenere una pasta molto densa. Dopo circa un minuto di frullatina, questo è il risultato. Vedete, è una pasta piuttosto densa e anche granulosa. Ora, cosa fare? Possiamo procedere anche con l'impasto principale. Quindi in una bowl mettiamo la farina integrale, la farina manitoba, quindi farina integrale sviluppa poco glutine, la farina manitoba invece sviluppa molto glutine. La soia chiaramente non sviluppa glutine a contatto con i liquidi. Ora aggiungiamo questa. Togliamo per bene tutto dal contenitore. E ora con le mani cominciamo a mescolare. Abbiamo impastato per bene e abbiamo ottenuto delle briciole, vedete? Ok, direi che le farine, le polveri, chiamiamole così, si sono amalgamate. Ora cosa fare? Possiamo fare un
buchetto al centro e versare il nostro lievitino. Eccolo qua. Così, perfettamente. Vedete com'è spumoso? Ora possiamo anche versare l'olio nel latte di soia ed emulsionarlo con i rebbi di una forchetta oppure anche con un piccolo forzino. Così. E anche questo composto lo versiamo sopra al lievitino. Così. Il sale, invece, va posto lontano dal lievito perché il lievito teme il contatto diretto con il sale. Ora finalmente possiamo procedere con il nostro impasto. Quindi prima inglobiamo la farina e continuiamo a mescolare fino ad ottenere una bella pallina compatta. Nel caso ce ne fosse bisogno, aggiungete ancora farina. Stiamo lavorando il nostro impasto sulla spianatoia da 5 minuti in modo che tutti gli ingredienti si possano amalgamare perfettamente e questo, vedete, è il risultato. Ora facciamo una pallina, così, e mettiamo il tutto a lievitare anche sulla stessa ciotola dove abbiamo preparato l'impasto. Copriamo sempre con la pellicola e lasciamo lievitare il tutto per almeno un paio d'ore, fino a quando la nostra bella pallina sarà raddoppiata o addirittura triplicata di volume. Dopo circa 2 orette il nostro impasto è cresciuto. È un impasto, vi ripeto, piuttosto pesante, quindi servirà un pochino di tempo per far crescere la nostra bella pallina. Adesso cosa fare? Dobbiamo formare i panini. Prima vi ho detto che le dosi suggerite erano per 6 panini. Quindi cominciamo a formare 6 palline. Lavoriamo velocemente la pasta, che risulterà molto più soffice. Otteniamo un cilindretto, che prima divideremo in 3 parti e poi ogni parte la taglieremo a metà. Ecco qui stiamo formando le nostre palline, prepararle è molto semplice. Adesso vi faccio vedere meglio. Prendiamo l'impasto, lo allarghiamo un po' e le parti esterne le giriamo verso l'interno, così, in modo che la parte più alta sia molto liscia. Vedete, sotto rimarrà magari questa parte un po' fatta male, mentre sopra sarà perfetta. Poi, lievitando, chiaramente tutta la pallina diventerà bella omogenea. Ora possiamo riporle sulla nostra piastra da forno, lasciando un po' di distanza tra l'una e l'altra per evitare che lievitando si appiccichi l'impasto. E poi possiamo procedere anche magari a fare dei taglietti su ogni panino. E ora le nostre palline vanno lasciate lievitare nuovamente per circa 30-40 minuti. Dopo mezz'oretta di lievitazione i nostri panini sono diventati belli gonfi. Adesso possiamo pure procedere ad infornare a forno caldo 220 gradi per circa 15-17 minuti. I panini di soia sono pronti, servitili tiepidi, magari accompagnandoli con delle verdurine grigliate. Sentirete che bontà! Un pane alternativo che, essendo preparato con i semi di soia, può essere considerato anche un pane proteico a tutti gli effetti, adatto anche, ma non solo, all'alimentazione dei vegetariani e dei vegani.